Chi si ricorda questo? Yeah! E vi ricordate questo gioco qua? Animal Crossing Wild World? Bene, adesso c'è anche per il cellulare praticamente. Ma andiamo un attimo con ordine. Dovete sapere che io quando ero piccolo giocavo un sacco con il DS. E uno dei miei primissimissimissimissimi giochi è stato Animal Crossing. Quindi parliamo del 2009, 2010 credo. Ecco, ieri è uscita la versione Pocket Edition, che si chiama Pocket Camp sia per Android sia per iOS. E ragazzi, per uno che ha passato l'infanzia a giocare a un gioco, è tantissima roba. Io non so se anche voi ci avete giocato, però mi sembrava una cosa carina farci in ogni caso un video per mostrarvi un po' il tutto. Io l'ho scaricato oggi, calcolate, ci ho già giocato un pochino, ma non troppo. E sì, è un passatempo, non aspettatevi chissà che cosa. E soprattutto ha abbastanza tanti difetti per ora, considerando che è appena uscito. È normale, non è neanche fluidissimo, guardate qua i movimenti. Però sostanzialmente, vabbè, Animal Crossing era un gioco dove semplicemente voi eravate il vostro mio, dovevate completare delle missioni, dove c'erano appunto questi altri personaggi che erano principalmente animali. Dovevate portare gli oggetti, fare cose così, e vi potevate costruire la vostra casa, potevate fare cose. E c'era in realtà anche una storiella dietro. Io veramente ho dei ricordi abbastanza vaghi del gioco, però mi ricordo che ci ho giocato veramente tanto e ci giocavo con tutti i miei amici, così o cosà. Quindi se non avete giocato ad Animal Crossing da piccoli, non avete avuto una bella infanzia. Infatti guardate come sono cresciuto male. Comunque, questa qui ovviamente non è la versione del gioco. Questa qui è la versione Pocket, ed è fondamentalmente la versione dei campeggi. Quindi voi avete il vostro campeggio e dovete tra virgolette gestirlo. Quindi io per esempio qui ho già fatto qualche modifica, ho messo i miei divanetti col tappeto così un po' a caso per vedere come funzionava. Ho messo qua i barbecue e poi tipo la maca, perché cioè se sono yakidale una maca non può mancare. Cioè, ah, ovviamente io sono l'omino che vedete qua, cioè guardate quanto sono brutto. E mi sono impegnato per farmi, pensate se mi fossi fatto a caso. Questo qui è il nostro amico. La lampada si accende? No. Questo qui invece è un altro ospite che abbiamo raccattato in giro. Si possono fare i vari oggetti qui, come se fosse un crafting diciamo. E per fare gli oggetti anzitutto bisogna avere un livello minimo. Quindi vedete tipo questo oggetto solo se sono a livello 3. Io ora sono a livello 2. E poi servono delle risorse. Risorse o le trovate in giro oppure completando le missioni ve le danno. Adesso io qua cosa che avevo fatto? Niente. Allora, mettiamo a fare qualcosina. Non puoi ordinare vestiario, ma puoi fare i prestiti. Io volevo i vestiti, che cavolo. No, qua però costano. Ovviamente ragazzi, ci sono i biglietti foglia che sono questi. Pareva che in un gioco per cellulare non dovevano mettere sta roba, che sostanzialmente se paghi puoi fare quello che ti pare. Che bello. Cosa che possiamo fare? Allora, devo fare questo divano in realtà perché era tipo un oggetto che piaceva a un'altra. Boh, lo possiamo anche fare. Praticamente per invitare altra gente nel vostro campeggio, vedete, grinfia. Voleva questo divano, poi noi lo mettiamo, poi lo togliamo. E intanto lei viene. Può essere? Sì. Intanto che però facciamo l'oggetto, io volevo andare qui. Non ho ancora esplorato tutto, no? Vedete, questa qui è la mappa e si possono andare in vari posti. E qui ci sono i vestiti, quindi spero di poter comprare qualcosa, perché io questi vestiti veramente li odio. Cioè, dai, non mi si può vedere la maglietta MVP, che è tipo una copia spudorata della Nike. Oddio, mi ricordo, questo personaggio c'era anche in Animal Crossing vecchio. Ah, chiaramente io tutte le parti così scritte le salto, perché veramente mi ricordo che le saltavo quando giocavo ad Animal Crossing e credo che sia una cosa veramente noiosa. Anche qui questo me lo ricordo. Oddio. Prima vediamo cosa possiamo comprare, poi vediamo cosa possiamo vendere. Giusto? Già vedo cose interessanti. Vediamo lei cosa. Mostrami tutte le sfide. Cosa? Ah vabbè, ma queste cose. C'è un tutorial, ragazzi, che è veramente incredibilmente lungo. Cioè a me piace giocare e scoprire le cose man mano che gioco. Nel momento in cui ho delle scritte che mi continuano a dire cosa devo fare, mi costringono a fare quelle cose lì, io impazzisco, perché non è possibile. Cioè mi sta ancora spiegando come funziona quando ho già capito queste cose, le ho già fatte praticamente. Infatti ho un botto di roba nell'inventario. Però boh, vediamo se lei ha qualcosa da venderci invece. No, non voglio vendere, voglio comprare. Niente, no, non mi fanno comprare. Ah ok, dov'è che stiamo andando? Cosa sta succedendo? Ah, è diventata notte. Ah, qua posso comprare cose. Vabbè, la tanica di benzina non credo di fare farmene molto. Cosa me ne faccio di una tanica? Niente, pensavamo di trovare cose interessanti, invece
saremo costretti a tenerci questi vestiti. Vediamo se qua c'è qualcosa. Ah sì, si può personalizzare il camper. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Mamma mia il garage, oddio. Niente, mi sembra di essere tornato indietro tipo di mille anni. Cioè non ha veramente senso. Cioè vedete qua, tipo è mezz'ora che parlano, io sto continuando a saltare, ma non me ne frega niente della storia. Cioè ci stava una frase ogni tanto un po' più ridotta, però se ogni volta durano 3700 anni. Allora, come lo personalizziamo? Vediamo un po', colori. Io direi una roba tipo giallo e blu, mi piace. Però facciamo non così, non così, non così. Così ragazzi, fighissimo. Adesso vediamo come fanno. Vai, dai, dai. Guardate che bello il nostro camper. Non mi hanno fatto neanche pagare, pazzesco. Grazie amici, qua non si può entrare, no. Ok, abbiamo visto che fondamentalmente per ora non possiamo fare molto altro. Vi faccio solo vedere un'ultima cosa, che io mi ricordo che sul vecchio Animal Crossing, sul DS, ci passavo le giornate ed era molto 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 più difficile. Stiamo andando nella zona marina e infatti vedete, prendiamo la nostra canna da pesca. Adesso sta laggando un sacco, non so perché. Comunque, tac, e si possono pescare i pesci. Ecco, qua, quando il pesce abbocca, viene questa scritta tocca e si pesca senza problemi. Nel vecchio Animal Crossing, nell'originale, mi ricordo che era una roba improponibile. Cioè, era la cosa più difficile del mondo. Probabilmente era perché io ero piccolo e ritardato. Però era anche quello la cosa era anche quella la cosa divertente. Era un po' difficile, c'era un po' di sfida. Qua invece no. E quindi questo era il nostro campeggio. Ovviamente non ve l'ho fatto vedere, ma da qui si possono spostare tutti gli oggetti. Si possono fare cose, tipo spostare i divani, tipo mettere quelli che abbiamo noi e tantissime altre cose, tipo non so, questo qui è un paravento bianco a caso che possiamo mettere qua, per dire. Comunque non volevo dilungarmi fin troppo, era solo un video per farvi vedere un po' questo nuovo giochino. Cioè io appena l'ho visto ho detto devo scaricarlo, devo giocarci, devo farci un video. Spero che vi sia piaciuto in qualche modo. Quindi dai a chi dà, dal nostro orribile campeggio e dalla nostra orribile maglietta e il nostro orribile omino era tutto. Fatemi sapere se anche voi da piccoli giocavate su Animal Crossing, o magari avete giocato poi, che ne so, sulla Wii, o mi sa che l'hanno riproposto poi anche sul 3DS o su altri giochi, hanno fatto più versioni, credo. Poi non sono più rimasto aggiornato, sinceramente. Non credo ci farò altri video, era solo per mostrarvelo così a caldo. Però magari se volete altri video poi posso anche farli. Detto questo, quindi vi ricordo, mi raccomando, di seguirmi anche su Instagram, dove metto tante cose interessanti. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video!